Buongiorno a tutti, ciao Giancarlo. Oggi volevo parlarvi di Isaac Asimov. Chi ha i capelli bianchi ricorda che era uno scrittore divulgatore molto letto negli anni 60-70, soprattutto noto come un scrittore di fantascienza, ma lui invece era un bravissimo biochimico. Divulgatore scientifico, nato in Russia e morto a New York nel 1992. La sua caratteristica specifica era che metteva nei suoi romanzi una plausibilità scientifica. Difatti, è ritenuto come Jules Verne nel XIX secolo, il precursore del futuro del XX secolo. Isaac Asimov scrisse allora, nel 1942, enunciò nel 1942 le 3 più 1 leggi della robotica. Ancora oggi è l'unico che si sia addentrato in questo spinosissimo e difficilissimo e complesso argomento attualmente molto molto sentito. Queste leggi della robotica rappresentano un concetto etico di sicurezza da adottare per i robot, perché allora si parlava molto dei robot e la tecnologia che stiamo vivendo oggi non nessuno la conosceva. Oggi però ci si è accorti che è possibile utilizzare almeno in parte queste leggi della robotica anche per l'intelligenza artificiale. Tant'è vero che è chiaro che oggi molti studiosi, scienziati, stanno dibattendo sulle implicazioni etico, sociali, economiche dell'intelligenza. Allora Asimov parlava di robot, ma anche i nostri computer sono robot, anche se non antropomorfi. Dunque, allora io vi leggo queste leggi velocissimamente, che poi chiunque può trovare su internet. Dunque, la prima legge della robotica dice che un robot non può nuocere ad un essere umano o, per causa del suo mancato intervento, permettere che un essere umano subisca un danno. Poi c'è una seconda legge. Un robot deve sempre obbedire agli ordini degli esseri umani, a meno che tali ordini non siano in contrasto con la prima legge. C'è anche una terza legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa protezione non sia in conflitto con la prima e la seconda legge. Dunque, sembrerebbe tutto chiaro, ma lo stesso Asimov andò incontro a delle critiche su queste tre leggi e decise di fare una legge cappello, come nei 10 comandamenti, io sono il Dio tuo, no? E scrisse la legge zero, che sarebbe la legge che le comprende tutte. Un robot non può danneggiare l'umanità né permettere che per il suo mancato intervento l'umanità subisca danno. Queste sono leggi che rappresentano, come dicevo, un concetto etico da adottare. Perché alla fine l'intelligenza artificiale, antropomorfa o no, soprattutto adesso ancora no, deve essere a servizio dell'umanità, ma non un pericolo per essa. Questi due aspetti si contrastano molto, molto sentitamente con l'idea dei robot assassini, le armi autonome di domani. E qui io voglio trattare più originalmente l'argomento. Se dal punto di vista civile sarà e potrebbe essere più facile normare certi utilizzi dell'intelligenza artificiale applicata ai robot antropomorfi, cioè dire tu robot non puoi creare danno, dare una botta al bambino della casa dove servi, no? I robot assassini invece sono quelli che purtroppo, presumibilmente, verranno utilizzati per motivi bellici o per fare offesa. Questo argomento sarà molto dibattuto, addirittura quasi quanto fu dibattuto allora l'implicazione etica della bomba atomica.
non sembri un'ipotesi molto peregrina. Il futuro ce lo dimostrerà. Difatti, creare questi robot costa molto, robot assassini sto parlando, molto, molto meno che creare una bomba atomica, ma faranno e potrebbero fare danni ancora superiori. I robot assassini, dove attualmente già ci sono le bombe intelligenti e altri mezzi anche in questi giorni che stiamo sentendo, però sono sempre comandati dall'uomo. Quando invece questi robot potranno autonomamente prendere delle decisioni, non sappiamo come reagiranno e come si implicherà la nostra vita con loro.